tutta questa gente qui fa una cosa semplicissima e bellissima, cammina, ma cammina verso una meta precisa, la terra di San Nicolao, il patrono del nostro paese, la Svizzera. Io ho scelto di fare questa esperienza perché ne ho sentito parlare dalla mamma di un amico che me l'ha proposto e a me mi è parsa una bella esperienza, soprattutto di vita, una cosa da fare proprio perché vogliamo rivivere l'esperienza di vita del nostro santo che ha vissuto 600 anni fa. Io ho incominciato a effettuare dei pellegrinaggi quando sono andato in pensione, mi sentivo libero, però all'inizio era più una sfida con me stesso che mi spingeva, come dire, vediamo adesso che cosa sono capace di fare ora che sono in pensione, messo da parte. E quindi ho fatto diversi cammini che mi hanno maturato. Ora i cammini che faccio hanno tutti una motivazione religiosa. E mi sono detto, vado a fare questa esperienza, proprio così posso pregare per la gente, posso stare nel silenzio, posso provare cosa è un vero pellegrinaggio anche nel cuore. Io sono cresciuta a Sachsen, che è il paese di San Nicolao della Fria. Io lavoro anche in Ticino e ho sentito che fanno il pellegrinaggio a piedi fino a Sachsen, allora volevo anche partecipare, anche se posso solo fare giornate, non tutto il cammino potrò fare, ma alcune giornate posso fare. A me piace camminare, allora mi piace camminare e quando l'ho visto sul giornale mi è venuta una grande invidia, dire io posso, ma no, non è possibile per me. Però ho cominciato a dire, ma se loro possono andare, lo posso fare anch'io. E ho sentito proprio una chiamata, era per me. Siamo in diversi a camminare insieme, ognuno ha delle aspettative diverse, ognuno proviene da un ambiente diverso, ha un'età diversa, una formazione diversa, un'esperienza di fede e di chiesa diversa, però tutti insieme camminiamo con una comune intenzione, quella di fare silenzio, di liberarci da tutto ciò che ci appesantisce, le preoccupazioni, di liberarci anche da tutto ciò che ci allontana dal Signore per fare un'autentica esperienza appunto di ascolto e di preghiera. La fatica l'ho vissuta come il terreno che viene arato, per cui è pronto per accogliere più facilmente la parola di Dio, ma anche il fratello o la sorella che fa fatica assieme a me. C'è la possibilità di pregare assieme faticando, c'è la possibilità anche di ascoltarsi faticando. Trovo che la fatica è un elemento importante perché ci accomuna, ci rende più vicini, ci fa più vicini e ci permette di meravigliarci l'uno dell'altro. Ecco. È una fatica che ci migliora fisicamente, prima di tutto, e poi mentalmente mi libero di tutti i fastidi, di tutte le preoccupazioni, appena esco di casa non penso più a quello che lascio indietro, e anche spiritualmente la considero una grazia, perché abbiamo momenti preziosi per pensare, per riflettere. E penso, per me la gioia e la pace, sì, una pace interiore, e poterlo dividere con gli altri
E questo che bello trovo. Eravamo accompagnati da 3 sacerdoti e un frate che ci hanno fatto vivere intensamente i vari momenti della giornata da dedicare sia alla preghiera sia alla meditazione. Arrivando alla meta di questo pellegrinaggio, il primo pensiero che avremo sarà sicuramente un pensiero di gratitudine, perché sempre queste esperienze sono delle esperienze in cui sperimentiamo come il Signore ci dona tutto, e allora non possiamo che dirgli grazie. Io penserò proprio a un moto di gioia dentro di me, di anche orgoglio, perché abbiamo fatto tanta strada, tanto cammino, abbiamo fatto praticamente tutto il Ticino a piedi, e quindi mi sentirò anche molto soddisfatto e cioè, sarà molto bello arrivare là e vedere la chiesetta del Raft con la casa e questa valle tutta verde, sarà veramente bellissimo. Quando siamo arrivati in cima al Gottardo, era come se fosse una prima conclusione quasi, no? un primo obiettivo del pellegrinaggio, che era quello di trovarci attorno ai vescovi, perché ce n'erano 3, e veramente a un sacco di gente, però quest'anno ce n'era di più del solito, mi sembra, e a pregare per lo stesso obiettivo per il quale stavamo camminando. È stato veramente un momento molto molto bello, molto molto importante. Il messaggio che San Nicolao ci regala è il messaggio più bello, quello della pace. Ma la pace non è semplicemente quella parola che siamo abituati a sentire, che molti hanno in bocca e che è diventata una parola vuota. La pace è un'esperienza di liberazione da tutto ciò che ci affligge, da tutto ciò che ci allontana da noi stessi, da tutto ciò che ci impedisce di raggiungere quella santa unità della persona interiore che è creata a immagine di Dio. E dunque vivere nella pace è riscoprire il nostro essere unitario, fatto a immagine di nostro Signore. Considero San Nicolao un uomo alla ricerca di Dio. Lui ha percorso come un cammino di ascesi, è stato contadino, è stato uomo di governo, giudice, è stato persino militare, è stato consigliere politico, un uomo molto seguito, aveva autorità sui suoi compaesani. E poi ha iniziato questo cammino di ascesi che è durato 20 anni di separazione dal mondo, ma una separazione non totale. Era nello stesso tempo presente, manteneva contatti di modo che ha potuto essere utile alla comunità anche quando era ritirato alla Ramp. Quindi sappiamo che per 20 anni ha vissuto solo dell'Eucaristia. Lo considero quindi un uomo che viveva solo di Dio. Io non pretendo di arrivare a tanto, però per me resta un modello da seguire. Ritorno a casa con una gratitudine immensa nei confronti del Signore che ha fatto molto, ma molto di più di quello che ci si poteva aspettare. Dal punto di vista umano, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista delle conoscenze, di storie in cui
si è incarnato il Vangelo in fondo, no? Io non sapevo cosa aspettarmi. Devo dire che ho fatto veramente un cammino spirituale, con tutta la semplicità, proprio in una modalità diversa da quella che sono abituata. Diciamo che ho lasciato perdere una bella parte di me. E a parte all'inizio che ero stupita, che non, mi sembrava che avrei fatto un po' quello che volevo, invece ho capito subito che il metodo era seguire, obbedire, lasciare un po' perdere quello che erano le mie esigenze e aspettare gli altri. E quello che al primo momento sembrava una scocciatura è diventata la ricchezza, cioè seguire gli altri e imparare dagli altri. Vado a casa più sano di quando sono partito, perché tutta la persona ha raggiunto un equilibrio che perdurerà nel tempo, in base alle mie esperienze precedenti. Sarò migliorato nel fisico, nella mente e anche nello spirito. Un'unità, un rapporto di amicizia profonda, di intimità oserei dire, con queste persone. Ma queste persone che ci portiamo nel cuore le presentiamo al nostro Signore, così come presentiamo anche i nostri problemi, i nostri dubbi, le nostre fatiche. E poi abbiamo anche tanti desideri. Un desiderio grande è proprio il desiderio di unità delle nostre famiglie, di unità delle nostre comunità, di unità del nostro paese.